Audio Jungle. Amici della WISP, buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP, sport per tutti, estate ancora per qualche giorno. Noi siamo sempre qui per farvi conoscere il mondo dell'Unione Italiana Sport per Tutti Abruzzo e Molise. Questa sera parliamo di un'attività, di un settore particolare, davvero interessante della WISP, che è quello che riguarda la cinofilia, e per farlo abbiamo in collegamento proprio la responsabile del settore cinofilia della WISP Abruzzo e Molise, Susi Maresca. Buonasera Susi. Buonasera a voi. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito, per permettere a noi e soprattutto ai nostri telespettatori di conoscere questo settore, l'attività che voi portate avanti in seno alla WISP Abruzzo e Molise, un'attività, è bene subito dirlo, che in pochi fanno nella nostra regione. Non siete proprio un unicum in assoluto, però insomma diciamo che in pochissimi in questa regione portano avanti attività similari. Insomma, com'è nata questa passione per la cinofilia e com'è nata questa collaborazione con la WISP? Allora, questa collaborazione con la WISP è nata ormai, credo, 16 anni fa. Ci avviciniamo alle nozze d'argento con la WISP. A parte gli scherzi, sì, come diceva, siamo in pochi. Pochi ma buoni, aggiungerei io. La cinofilia in WISP è, diciamo, rientrata proprio attraverso il nostro apporto. Dico nostro perché eravamo con il fan club, io e Piero Accettella, che è il fondatore del fan club, e che praticamente abbiamo fatto sì che la cinofilia, con la nostra entrata in WISP, rientrasse dalla porta non di servizio, ma dalla porta principale. Noi ci crediamo tanto, è un bel discorso che portiamo avanti, sportivo, ma secondo me molto molto reale, passatemi il termine, perché reale con lo sportivo non c'entra nulla, ma è una disciplina che cambia la vita, è una filosofia di vita che abbraccia la natura, perché noi chiamiamo i cani, amiamo anche la natura in senso generale, e di conseguenza è strettamente legato il discorso alla natura. In più ci diamo anche una disciplina di vita, come tutti gli sport intesi nell'accezione positiva. Lo sport è questo, è vita, è filosofia di vita, è disciplina, è fatica, ma anche tanta soddisfazione. Voi come settore, come attività cinofilia nella WISP, cosa fate poi realmente? Insomma, vogliamo un po' spiegare quello che come diciamo attività nella WISP voi portate avanti, quali iniziative, insomma, di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di addestramento sportivo, che prevede una preparazione urbana, si chiama urbana perché ha a che fare molto con la quotidianità del cane. Quindi il cane che vive nella vita di tutti i giorni, quindi strisce pedonali, tutte situazioni reali, anche centro commerciale,
mare, presenza sulle spiagge dove può andare, dove è accettato, e grazie a Dio attraverso l'Europa ci siamo sdoganati abbastanza, perché i cani adesso entrano dappertutto o quasi. Certo, ci vuole sempre l'autorizzazione dell'esercente, del gestore dell'attività, però diciamo che sono sempre più gestori che danno il via libera ai cani, certo ai cani educati, ai cani ben tenuti, che hanno un libretto sanitario che attesta i loro vaccini, vermifughi, antiparassitari esterni. Tutto questo noi portiamo avanti anche come associazione, questa conoscenza, perché insieme ovviamente coadiuvati dai veterinari che si occupano del centro cinofilo, noi chiaramente portiamo a conoscenza del tesserato WISP quello che è la giusta manutenzione del cane, che sia un discorso prettamente di profilassi veterinaria, sia un discorso addestrativo, quindi di educazione e inquadramento del cane, sia un discorso per finire di alimentazione, cioè la giusta alimentazione del cane. Quindi diciamo che ci curiamo del nostro tesserato a 360 gradi, come credo che ogni società sportiva debba fare poi nel suo campo. Insomma, ovviamente dirò una banalità, ma il protagonista principe della vostra attività è il cane, insomma, l'amico dell'uomo a quattro zampe, insomma, è anche una grande responsabilità, oltre che un grande piacere, comunque addestrare dei cani e far sì, insomma, che ci sia un'attività che sia una via di mezzo tra lo sport e poi, diciamo, l'addestramento e comunque, insomma, come dicevi tu in apertura, anche la vita all'aria aperta nella natura. Sì, allora mi riallaccio al tuo intervento che è molto interessante. Sì, è una grossa responsabilità per noi che addestriamo i cani, ma noi in realtà, Paolo, non addestriamo solo cani, noi addestriamo, formiamo il branco familiare, formiamo in questo caso il proprietario del cane a trattare, a relazionare con il cane nel modo giusto, perché il cane è un animale gregario e se non lo è dobbiamo farlo diventare gregario. Che significa gregario? Deve essere un cane sottoposto a noi perché le cose vadano bene. Il cane non è un amico, è come i figli, non è un amico il cane. Quindi questa è la prima cosa che facciamo capire a chi si avvicina anche alla disciplina sportiva, perché per avere dei risultati anche nello sport devi essere il capobranco del cane, questo è il segreto, perché è il capobranco che decide, è il capobranco che fa eseguire quel che in quel momento ritiene giusto e ovviamente si deve guadagnare la fiducia del cane, questo è ovvio. Allora, diciamo Susi, che ne parlavamo anche in altre trasmissioni, la speranza è quella di poter tornare a breve ad una normalità delle attività, che siano sportive, che siano culturali, insomma di tutte le attività, anche soprattutto degli enti di promozione sportiva. Ti chiedo cosa avete fatto e come avete vissuto questi ultimi 18 mesi di pandemia, di emergenza sanitaria, e come vi state riorganizzando per il ritorno graduale ad una attività normale o quasi. Allora, noi ti vorrei parlare appunto del nostro progetto principe, che è un rientro alla grande nell'attività sportiva che si è un po' imbalsamata negli ultimi tempi, purtroppo, per ovvie ragioni. Sì. Noi il 9 ottobre facciamo una prova qui al centro cinofilo con WISP e CONI, proprio perché vogliamo dimostrare dal vivo cosa significa il nostro lavoro, quindi cosa significa avere un cane che comincia la nostra disciplina, come la comincia, come arriva a finirla la nostra disciplina, cioè un cane preparato, partiamo da 0 a 100. E dimostriamo questo percorso. Ci sarà
un tutor ovviamente che si occupa di questo da anni, che viene dal Lazio, e che quindi dimostrerà con cani sia in partenza che sarà una tappa di un campionato, tra l'altro, quindi di uno stage, e quindi è solo una tappa per iniziare, ma credo e spero ne faremo altre. Certo, Certo, se questo dopo ovviamente la speranza è il nostro augurio, certo. Certo. Susi, la vostra attività in Abruzzo, insomma, quante sono le persone, diciamo, le società, insomma, il movimento che avete attorno a voi per quanto riguarda la WISP? allora, noi abbiamo il centro cinofilo che coordina praticamente l'Italia, perché non è un discorso regionale, è un Sì. discorso regionale per quanto riguarda WISP, ma noi con il pastore italiano, che ci occupiamo anche di quello, della diffusione del pastore italiano, noi coordiniamo addirittura il pastore italiano nel mondo, quindi io sono la responsabile anche per la ricerca e selezione del pastore italiano, che questa è una cosa molto collegata a un discorso WISP sportivo, perché il cane per noi l'ho già accennato, lo è l'addestramento, ma lo è anche il cane. È una filosofia di vita, è qualcosa in cui crediamo e in cui puntiamo molto, perché questo cane è stato fatto da un abruzzese, da un dirigente WISP che era Piero. Io indegnamente ho preso il suo posto, ma diciamo che il nostro compito è quello di portare la cinofilia nelle case della gente, perché poi il cane sportivo torna a casa, esce con il padrone, va in situazione, va a fare pure la spesa, perché abbiamo dei supermercati che hanno aperto l'accesso ai cani. Sono solo due catene nazionali, la Conad e Interspar, ma voglio nominarli perché francamente io spero che si allarga a macchia d'olio, perché il cane fa parte della nostra vita, no? Parliamo di mettere sullo stato di famiglia il cane. Io direi che dobbiamo partire un po' dalla base, accettare il cane dappertutto. Il cane educato, però, su questo sono completamente d'accordo con chi vuole che il cane non disturbi, perché come dobbiamo avere bambini educati, e lì dovremmo aprire Un'altra parentesi. un'altra parentesi bella grossa, però io mi occupo del mio settore e voglio un mondo con cani educati. Parliamo del mondo, parliamo dell'Europa almeno, e sicuramente in Europa adesso siamo un fanalino di coda ancora, e cerchiamo di diventare invece un'eccellenza, perché l'Italia può diventare un'eccellenza anche in questo, visto i numeri di animali che ha. Perché parliamo di numeri veramente, cioè di un cane a famiglia pro capite, quindi di media almeno. Poi c'è chi ne ha tre, chi ne ha quattro. Invece di allargare il numero, allarghiamo la qualità e la cura del cane. Ecco, questo è un altro punto d'arrivo. Il cane è una cosa seria per noi, Certo. quindi di conseguenza vogliamo che lo sia anche per chi fa parte della nostra organizzazione. Susi, il tempo è volato, lo avevamo detto anche prima quando ci eravamo sentiti, quando si parla di cose interessanti, non ce ne accorgiamo, il tempo vola. Siamo in conclusione, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, la domanda ultima è quella, insomma, la domanda di servizio, per sapere qualcosa per chi volesse avvicinarsi al settore, cinofilia della WISP Abruzzo Molise, cosa deve fare, a chi si deve rivolgere, se avete dei siti internet, delle pagine Facebook, diamo qualche informazione. Come no? Allora abbiamo tutto. Allora, noi abbiamo un sito, un dominio europeo che è www.pastoreitaliano.eu, dove ci sono tutti i riferimenti della segreteria, quindi basta contattare la segreteria con un numero WhatsApp che ovviamente non risponde a quel numero, ma ci si mette in contatto e poi si viene richiamati. Oppure c'è la nostra
mail del dominio, che è sempre info@pastoreitaliano.eu, e questo per quanto riguarda il dominio. E ovviamente c'è la segreteria che risponde al massimo in un giorno, anche perché siamo tutti volontari, quindi facciamo anche altri lavori. E stiamo vedendo adesso, grazie alla regia, il nostro sito. Eccolo qui, poi... perfetto, grazie al nostro Karim Finotti. Sì, grazie tante Karim. E di conseguenza abbiamo anche una pagina Facebook che è Cane del Pastore Italiano, da non confondere con quella automaticamente generata da Facebook, perché data la grossa richiesta che c'è nel mondo sul pastore italiano, hanno generato una pagina loro automatica, quindi lì non c'entriamo niente. E poi abbiamo anche un gruppo che insomma conta quasi 4.000 iscritti, che è il Cane da Pastore Italiano. Perfetto. Più o meno gli indirizzi sono questi. Sono questi, perfetto. Dunque chi ha potuto e ha voluto ha preso sicuramente nota, ma basta ovviamente poi andare su internet e digitare i giusti i nomi per poter trovare ciò che si vuole. Siamo in conclusione, io ringrazio davvero tanto Susi Maresca, responsabile dell'attività cinofilia della WISP, grazie per aver accolto il nostro invito e per averci fatto conoscere questo interessante settore che voi curate nella WISP Abruzzo e Molise. Grazie Susi. Grazie Paolo e buona serata. Grazie e buona serata a te, buona serata ai nostri telespettatori. Finisce qui WISP Sport per tutti estate. Buona serata. AudioJungle.